Giunto alla vigilia della 18ª giornata, il campionato di basket di Serie A2 ha iniziato a delineare le gerarchie. Nel girone verde è lotta a 4 squadre per le prime posizioni, con Cantù che, nonostante la sconfitta a Treviglio, mantiene la testa della classifica a 28 punti, seguita proprio da una Treviglio in grande crescita e Cremona a 24. Subito dietro, Torino a quota 21, con i piemontesi che partivano però con una penalizzazione di 3 punti. In fondo alla classifica, le laziali Rieti e Stella Azzurra Roma si contendono l'ultima piazza. Anche nel girone rosso, quello che riguarda da vicino la Giorgio Tesi Group, di fatto è lotta a 4 per le primissime posizioni, con i biancorossi appaiati in classifica a 100 e Forlì a quota 26 ed Udine che segue a 22. Domenica scorsa, proprio 100 ha superato Udine per 76-65 con una grande prova dei due americani, Marx 26 punti da una parte e Brisco 24 dall'altra, mentre Forlì ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per avere la meglio del fanalino di coda Chieti, superato solo dopo un tempo supplementare. Pistoia, sconfitta nel finale a Cividale del Friuli, domenica ospita Nardò, con un Gabriele Benetti in più, aggregato fino a fine stagione per sostituire Angelo Del Chiaro, operato alla spalla e che dovrebbe rientrare fra circa 3 mesi. I biancorossi però, dalla loro, hanno tutti gli scontri diretti al Palacarrara, con le ultime 3 gare casalinghe che vedranno arrivare Udine, 100 e Fortitudo Bologna.